29-30 di aprile, Desenzano torna ad ospitare Multistar, in quest'anno versione superstar, perché sarà una manifestazione ricchissima di ospiti importanti, di manifestazione, insomma è previsto un grandissimo afflusso e una grandissima partecipazione. Con noi Pietro Avanzi, assessore allo sport del comune di Desenzano. Sì, è una delle grandi manifestazioni di Desenzano, dal punto di vista sportivo forse una delle più grandi, e con questo avvenimento noi inauguriamo anche la nuova pista di atletica, che ha visto un grande investimento, e questo vuol dire che Desenzano guarda l'atletica come uno sport principe per la nostra città e per il nostro sviluppo economico, turistico e sportivo. Quindi anche nei prossimi anni sicuramente saremo molto vicini a questa attività sportiva e aiuteremo le varie associazioni a crescere. Capita spesso che il Lago di Garda perda l'occasione di sfruttare le cose che ha. Questa volta con Marcel, che si è anche reso disponibile, siete riusciti finalmente a capitalizzare un patrimonio? Direi proprio di sì. Marcel è un grandissimo campione internazionale, non c'è bisogno di dirlo, e noi siamo orgogliosissimi di averlo come nostro concittadino e come sponsor, diciamo così, sportivo, agonistico di questa grande manifestazione, delle manifestazioni a venire, e soprattutto per l'atletica desenzanese. 36 manifestazioni di Multistar, 36 manifestazioni organizzate da Gianni Lombardi, che è qua con noi. Una manifestazione, diceva, è cominciata quasi per scherzo e soprattutto quest'anno è diventata una manifestazione di richiamo internazionale. Sì, non è nata per scherzo, è nata per portare un atleta, uno dei miei atleti in nazionale, non aveva assolutamente esperienza internazionale, e avevamo organizzato un incontro che è nato, diciamo, come Lombardia e Baviera, è diventato un sei nazioni. Quindi la federazione ci voleva squalificare perché non esisteva in calendario, da che l'anno dopo abbiamo fatto un incontro ufficiale Italia-Spagna-Gran Bretagna-Cuba ed è partito il Multistars. Per i più distratti ricordiamo cos'è Multistars. Il Multistars è una gara di decathlon e di heptathlon, quindi sono due giornate di gare che vengono suddivise 5-5 per i maschi, 4 per le femmine al primo giorno e 3 nella seconda giornata. Quindi si corre, c'è la corsa veloce, la resistenza, gli ostacoli, tutti i salti e i lanci. Si svolgeranno tutte all'interno dell'impianto 3 stelle o ci saranno anche altri luoghi? No, diciamo le prove multiple vengono sempre fatte all'interno dello stadio, quindi all'interno del 3 stelle stadio. Quindi il 29 e il 30, tutta la giornata, chi vuole può partecipare. Sì, quindi inizierà al mattino alle 10 sabato e alle 9:30, diciamo la domenica, fino a sera. Quindi c'è la possibilità di assistere a uno spettacolo con atleti che vengono da 18 nazioni. C'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, diciamo il pulmini con panini, birra, acqua, diciamo classico dalle feste.